Jason Schreier a quanto pare ritiene che Starfield sia stato, diciamo, un tantinello gonfiato per quanto riguarda le recensioni. Palworld, un successo inaspettato, ha venduto 1 milione di copie in sostanza in poche ore, e una cosa altrettanto inaspettata, potrebbe esserci stato, nell'ultimo evento Xbox, un piccolo indizio che è sfuggito a molti e riguarda Quake. Ebbene sì, questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, come forse sapete, io non sono uno di quelli che ha particolarmente apprezzato Starfield, ma per quanto mi riguarda la cosa è più riguardante la buona parte dei prodotti Bethesda. È un gusto personale, non sto dicendo che siano giochi brutti, e i giochi Bethesda hanno sempre avuto un discreto successo. Solo che, diciamo... per quanto ci siano tante persone a cui Starfield è sicuramente piaciuto, è piuttosto chiaro anche dai numeri, ci sono anche tante altre persone che l'hanno aspramente criticato per tanti motivi. Bene, secondo Jason Schreier c'è anche, diciamo, un'altra cosa di cui parlare, e il suo ultimo articolo è abbastanza emblematico, anche se, diciamo, andrebbe un po' discusso secondo me. Starfield, i siti fan di Xbox rendono la media recensione ingannevole, secondo Jason Schreier. Nel suo articolo di fine 2023 pubblicato su Bloomberg, Jason Schreier ha dedicato un paragrafo a Starfield, l'RPG sci-fi di Bethesda, che non è riuscito a rientrare tra i 10 giochi più venduti negli USA, si è classificato undicesimo. Come spiega Schreier nel suo intervento, Bethesda Game Studios di solito produce grandi successi. Lo sviluppatore di giochi con sede nel Maryland si è classificato al secondo posto nel 2011 con The Elder Scrolls 5 Skyrim e di nuovo nel 2015 con Fallout 4, ma il suo gioco multiplayer del 2018, Fallout 76, non è riuscito a entrare nella top 20, e Starfield è arrivato al posto undicesimo nonostante una grande quantità di hype pre-lancio. Ciò che più ha catturato l'attenzione di alcuni fan è però nella fase successiva. Potrebbe non sembrare una prestazione fantastica per il primo gioco dello studio da quando è stato acquisito a Microsoft Corp, ma ci sono alcuni fattori attenuanti. Starfield non è arrivato sulla console rivale PlayStation, ha ricevuto recensioni deboli, anche se il punteggio complessivo è ingannevolmente alto grazie a una sfilza di siti di fan di Xbox, tenete a mente questa frase, e cosa più importante, è stato immediatamente disponibile sul servizio di abbonamento di Microsoft simile a Netflix, ovvero Xbox Game Pass. Come avrete notato, Schreier sottolinea come la media recensione di Starfield risulti ingannevole a causa dei voti altisonanti assegnati da alcuni siti che hanno Xbox nel loro nome, come specifica il giornalista su Twitter durante una discussione con i fan. Un utente in particolare ha fatto notare come su OpenCritic, dove sono caricate 183 recensioni contro le 90 di Metacritic, la media corrisponde in ogni caso a un ottimo 85 su 100. Essendo qui soltanto 9 i siti fan di Xbox, tra virgolette, il loro impatto risulta abbastanza marginale sulla media complessiva e su quello che Schreier descrive come consenso critico globale. Allora, io vi devo dire, ragazzi, che questo è uno di quei casi, e sono pochi a dire la verità, perché lo apprezzo sempre moltissimo, Jason Schreier, ho letto anche entrambi i suoi libri, è una persona assolutamente da seguire, ma questo è uno di quei casi in cui non sono d'accordo con lui, per una ragione molto semplice, anzi, diciamo per un paio. La prima cosa da dire è che Starfield, vuoi o non vuoi, non solo non è uscito su PlayStation, ma è arrivato anche su Game Pass. No? Il che vuol dire che la quantità di vendite sono necessariamente un po' più basse, e quindi in una maniera o nell'altra le cose vanno parametrate anche in questa maniera, perché dopo l'acquisizione di Microsoft ovviamente i giochi rientrano nel Game Pass e moltissime persone l'hanno giocato così, Game Pass su PC oppure su console, ok? Quindi questa è un'ulteriore cosa da tenere in considerazione, e non so se la quantità di numeri di vendite conta in qualche modo anche la presenza nei servizi di abbonamento, ma mi viene da pensare di no. E quindi questa è una cosa un tantinello ingannevole. Se così non fosse, io francamente me lo aspetto nella top 10. L'altra cosa è che, per quanto sia assolutamente vero che esistono dei siti di recensione che hanno Xbox all'interno del loro nome, è anche vero che esistono per esempio dei siti che hanno Sony nel loro nome oppure PlayStation nel loro nome, perciò questa è una cosa che dovrebbe valere anche per altri titoli. Stessa cosa per Nintendo, ci sono delle testate, insomma delle riviste che, e dei creator, insomma degli ecosistemi che si occupano principalmente di un certo ecosistema, e tendono ad avere voti un tantinello più alti.
Non perché sia necessariamente sbagliato fare un tipo di contenuto che è focalizzato su una singola azienda. Dopotutto ci sono tante persone che fanno egregiamente questo lavoro senza necessariamente essere stupidamente di parte come di bambini di seconda media, no? Però allo stesso tempo probabilmente se il bacino di utenza prodotti di cui ti occupi è necessariamente più ristretto, è ovvio che ovviamente alcune cose siano un po' sfalsate, no? L'altra cosa è che onestamente anche soltanto i numeri di Starfield sono molto alti, al di là di tutto, sono molti giocatori ad averci giocato. E OpenCritic è per esempio un altro di quei casi in cui si può dire che le recensioni di Starfield, vuoi o non vuoi, siano comunque alte, al di là di tutto. Questo cosa porta, secondo me? Porta Starfield ad essere valutato, a mio parere, come un gioco Bethesda che tutto sommato è stato molto apprezzato. Però è anche vero, e qui è la parte in cui effettivamente diciamo Schreier ha ragione a sottolineare questa cosa, Bethesda ha un problema con Starfield, ma che non riguarda necessariamente il numero in sé, perché i numeri sono buoni, in realtà il gioco ha avuto un ottimo successo. Il problema è che, per come era stato posto sul mercato, per come era stato messo lì non solo da Bethesda ma anche da Microsoft stessa, nonostante i numeri alti, io francamente mi aspettavo di vedere anche persino qualcosa in più. Io mi aspettavo un gioco che sarebbe riuscito a superare il limite del ti piacerà se ti piacciono i giochi Bethesda e offrisse qualcosa in più. Invece si tratta, molti l'hanno definito, un Fallout nello spazio. Io l'ho giocato soltanto in parte, dopodiché mi sono stufato perché, come vi ho detto all'inizio, i giochi Bethesda non fanno tanto per me. Non sono mai riusciti a piacermi in una maniera o nell'altra, quasi tutti. Ma al di là dei miei gusti personali, posso dire che speravo di vedere qualcosa di diverso e ci sono alcune cose che sono davvero un po' arcaiche. E le performance del gioco su PC, specie all'inizio, non sono decisamente adeguate a un gioco che deve uscire e arrivare a un certo target di utenza e arrivare a un certo target all'interno del mondo videoludico. Quindi io non credo che Starfield si possa ritenere un fallimento, neanche per idea. Io credo che però l'obiettivo era di renderlo un successo ancora più di quanto in realtà non sia stato, e questo è, se vogliamo, un limite. Però tra limite e delusione ci sono due cose, cioè c'è una bella differenza. Perciò anche una persona come me che non l'ha un granché apprezzato, bisogna vedere come stanno le cose realmente per farsi un'idea precisa. In tutto questo io spero che Bethesda abbia colto il messaggio e che magari col prossimo titolo cerchi di innovare ancora di più, di risultare un po' meglio dei lati che Starfield ha come dei lati deboli. Il fatto è che probabilmente così non andrà, proprio perché, e questo l'ho vissuto in prima persona, è un'altra di quelle situazioni in cui appena dici qualcosa di male vieni assalito da mega fan di Bethesda che mi ha ricordato quello che ho provato con i Souls, no? Ecco, sì, e questo è capitato un'ennesima volta. Ed è un peccato, perché io temo che sia una strada che sia molto simile a quella che ha seguito Game Freak, d'accordo? E quindi io spero che così non sia. Però effettivamente questi problemi ci sono. Detto questo, volendo sintetizzare, questo è uno di quei casi in cui non sono tanto d'accordo con Jason Schreier, onestamente. Ci sono tante cose che questo Starfield offre. Magari si può pensare che non fosse abbastanza, magari si può pensare che non sia il gigantesco successo che è stato Skyrim, si può persino pensare che non sia i livelli di impatto degli ultimi Fallout, tolto il 76, forse, e non ne sono neanche tanto sicuro, però dire che è un insuccesso, francamente, mi pare un po' esagerato. Abbiamo vissuto, ragazzi, l'evento Xbox, d'accordo? E c'è una cosa che è emersa. Chi ha la mia età, ragazzi, chi è un tantinello boomer come me, probabilmente negli anni passati, quando eravamo bambini e ragazzini, il sinonimo di FPS qual era? Ecco, probabilmente molti che hanno la mia età si ricordano perfettamente che quando si pensa a uno sparatutto si pensava a Quake, no? Negli ultimi anni sono uscite delle riedizioni con RTX, varie remaster, eccetera eccetera, dei primissimi Quake che hanno fatto, se vogliamo, la storia del genere.
Tanto che ormai c'è praticamente il sottogenere boomer shooter, ecco, è diventato una cosa piuttosto comune e ci sono dei titoli nuovi, nuovi di pacca che escono esattamente con questa configurazione qua. Potreste chiedervi, ma che ne è di un nuovo gioco? Ecco, perché vi ho detto all'inizio il nuovo evento Xbox? Perché all'interno dell'evento che abbiamo visto insieme negli ultimi giorni pare che ci fosse forse un indizio di qualche tipo. Quick 6, non ve ne siete accorti, ma Microsoft ha lanciato un indizio all'Xbox Direct. Davvero? Beh, Indiana Jones e l'antico cerchio ha catalizzato l'attenzione dei fan durante l'Xbox Developer Direct e molto probabilmente vi siete lasciati scappare un indizio furbescamente lanciato da Microsoft durante l'evento. Alcuni utenti particolarmente attenti si sono accorti che durante la trasmissione dell'Xbox Developer Direct è stata mostrata una lavagna sulla quale sembra proprio apparire il nome di Quake 6. Dire il vero è possibile soltanto leggere Ake 6, appena sopra il logo del franchise. E potrebbe quindi trattarsi di una furbata da parte di Microsoft e il team di sviluppo incaricato, la lavagna appartiene al team di Machine Games, per lasciare i fan col fiato sospeso. Al momento mancano commenti ufficiali al riguardo. Dunque non abbiamo altro che speranze e speculazioni dei fan, in cui entusiasmo si è immediatamente acceso dopo la scoperta. Pubblicato nel 2018, Quake Champions è attualmente il più recente episodio della serie Spara Tutto. Non ve l'ho detto apposta, a dire la verità, ragazzi. E potremmo ormai essere prossimi all'annuncio di un successore di uno degli FPS più amati degli appassionati del genere, diciamo FPS storico. Non ci resta che attendere speranzosi un reveal da parte di Microsoft. Allora, gente, io è uno di quei casi in cui, francamente, mi sentirei di smorzare un tantinello le speranze, perché la prima cosa che voglio dirvi è che, onestamente, la comparsa di una cosa del genere su questa lavagna potrebbe essere un indizio, come potrebbe essere una furbata per fare una bella trollata agli spettatori. D'accordo? Che, esattamente come stiamo facendo noi adesso in questo preciso istante, poi si dedicheranno a speculare sul fatto della possibilità di vedere o no veramente un nuovo Quake nel futuro. D'accordo? E l'altro motivo per cui tenderei a essere un tantinello cauto con questa cosa qui è che, oltre a essere una furbata, potrebbe essere una cosa che riguarda tutta un'altra linea di pensiero. Potrebbe non essere affatto un gioco in uscita, ma potrebbe essere un riferimento che era scritto su una lavagna per tutt'altro motivo. E perché lo penso? Beh, per tante ragioni, ok? Perché di Quake, a parte Champions, che vabbè, lascia il tempo che trova, non ne abbiamo più vissuti di Quake come erano una volta, ovvero dei giochi con una struttura più o meno lineare che dovevano essere giocati in single player, eccetera. Poi, per carità, ovviamente Quake Arena è stato anche uno dei più famosi giochi multiplayer in assoluto. Quando ero piccolo io c'erano questi posti dove si facevano questi LAN party con vari computer, e cosa si giocava? Beh, principalmente a Quake Arena, ok? Ecco, quindi non avendo avuto più nulla da questo punto di vista, io dubito che se ne escano così dal nulla. Oltretutto, in quale contesto? Onestamente, che cosa offrirebbe un moderno Quake? Io non so bene che cosa possa fare Quake che non abbia fatto Doom recentemente. No? È questo il problema. È che non riesco a immaginarmi, e ne parlammo già all'epoca in cui ogni tanto veniva fuori qualche indizio, qualche rumor, qualche cosa, specie intorno alla presentazione di Quake Champions o di altre cose legate al mondo di Quake, e i rumor si trattavano nella maggior parte di remaster di vecchi titoli, ecco. Ne abbiamo parlato di questa cosa già più di una volta. Io sono uno di quelli che pensa che un Quake al momento non so esattamente cosa potrebbe offrire in più rispetto a quello che c'è, come collocarlo, che cosa fargli fare. Magari mi sbaglio, ragazzi, magari mi sbaglio e un nuovo Quake potrebbe spaccare e essere completamente alternativo e complementare ai recenti Doom. Però fino a che non vedo qualcosa, un moderno Quake, perché sono passati veramente tanti tanti anni da quei Quake lì, finché non vedo qualcosa di concreto, finché non vedo qualcosa che mi possa dare una giusta prospettiva, io continuerò a pensare che dubito che lanceranno un nuovo gioco sparatutto AAA veramente di questo genere alla Doom, perché di questo si tratterà fino a prova contraria, e così dal nulla questo potrebbe essere un indizio di questo. Io sono un tantinello
scettico su questo, però ragazzi fatemi sapere qual è la vostra opinione. Che ne pensate? Potrebbe essere veramente un indizio? Ci sarebbe spazio per un nuovo Quake? Fatemi sapere che ne pensate ragazzi, che sono curioso di sentire la vostra opinione. Ti piacciono le news? Allora non rimanere ignavo come i malnati. Segui Chris anche su Twitch. Sul sito Viola troverai tante live succose e corroboranti, live talk e molto altro dal lunedì al venerdì, la serata community della domenica, eventi, stream speciali e tante altre estasianti live, di solito alle 20:30. Fai il follow su Twitch, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora torniamo alle news. E ora il commento del giorno, ragazzi. Ah, Luca mi scrive: il fatto che Microsoft abbia messo tanti titoli nella seconda metà dell'anno mi fa pensare che il catalogo ABK arriverà nella prima metà dell'anno. Oh, allora, questa è una cosa in realtà che in parte penso anch'io, ovvero Microsoft nell'ultimo evento ha rivelato un po' dei progetti che ci saranno nel corso del 2024. E giustamente molti hanno notato, e l'ho fatto anch'io, che la maggior parte di questi sono collocati nella seconda metà del 2024, tranne il Blade 2, che comunque arriva a fine maggio, ed è un progetto che si è capito che durerà, diciamo, poche ore. Quindi non si tratta di uno di quei gioconi ingombranti che arrivano sul mercato e bam, se ne parla per veramente tantissimo tempo. Per carità, Hellblade 2 potrebbe essere un ottimo prodotto, veramente figo, e io lo attendo, sia chiaro. Però dubito che abbia da solo il peso di attirare l'utenza, di far parlare di sé, far parlare dell'ecosistema Microsoft. Quindi l'ho pensato anch'io, che questo potrebbe essere sostituito dai prodotti Activision Blizzard e piano piano arriveranno nel Game Pass e verranno praticamente rilanciati piano piano all'interno dell'ecosistema Microsoft. L'unico problema è che Microsoft, diciamo che immagino che abbia molto lavoro da fare per integrare pienamente Activision Blizzard King all'interno dell'ecosistema, e quest'ultimo evento Microsoft ha detto nello specifico, e questo prima dell'evento, che non avremmo visto nulla di Activision Blizzard in questo evento qui, e siamo a fine gennaio. Ora, potranno fare un annuncio dell'arrivo di nuovi giochi Activision Blizzard sul Game Pass? In realtà sì, potrebbe essere, ma questi annunci quando arriveranno? Difficile che arrivino nelle prossime 2 settimane, per dire, no? O magari nel prossimo mese? Forse a fine febbraio? / marzo? Può darsi, e allora se viene annunciato qualcosa, magari arriverà di lì a breve, un qualcosa che arriva verso aprile. E quanti vorranno essere i giochi? Magari una bella infornata, non è detto che siano pochi. Però ho anche qualche dubbio sul fatto che arrivi una valanga di giochi e che soprattutto siano giochi in grado di attirare moltissimo l'utenza. Potrebbe essere più una sorta di complemento, esattamente come è successo con l'acquisizione di Zenimax. Piano piano arriveranno, no? I vari giochi di Bethesda e di tutti i giochi di tutti gli studi al di sotto di Zenimax. E Microsoft l'ha utilizzata spesso questa cosa ai fini promozionali. Mi ricordo per esempio quando annunciò l'arrivo di Doom, no? Del primo, e di Doom Eternal sull'abbonamento. Quello è stato un momento in cui è stata pubblicizzata questa cosa. Quindi sì, in questo senso sì. Però anche se dovesse essere così, anche se dovessero arrivare i prodotti Activision Blizzard, non so se da soli saranno in grado di sostenere una campagna marketing che porterà così tanta attenzione nei confronti dell'ecosistema Microsoft o del Game Pass. A questo punto resta da, tra virgolette, per Microsoft sperare nella assenza dei contendenti, ok? Con Nintendo che ha delle cose da offrire sicuramente durante quest'anno, anzi di titoli ne ha pure un bel po', e però probabilmente, se è vero che Switch 2 arriva verso fine anno, cercherà di magari rallentare un pochettino rispetto al solito per poi spingere a tutta, come è giusto che sia, al momento della nuova console, e con Sony che di first party quest'anno non ha molto da offrire. L'ultima comunicazione di Sony ha mostrato praticamente tutti i giochi di terze parti. E si vocifera di un live service in arrivo e di qualcosa di concreto nella seconda metà dell'anno.
Magari ci sono dei giochi che sono tecnicamente di terze parti, ma sono dei giochi che arrivano come esclusiva console su PlayStation, alcuni sì, e quindi non lo so, questo è un momento un po' particolare. Vediamo che cosa farà Microsoft e vediamo quali saranno i giochi effettivamente da ad arrivare. E piccola cosa prima di chiudere, questo non significa assolutamente che penso che che la prima parte del 2024 sia povera di giochi, assolutamente no, basta che guardate le uscite. Già ora comincia a popolarsi nella seconda metà di gennaio e già febbraio è un disastro, ce ne sono veramente tante di uscite e anche marzo si sta popolando assai, quindi ha voglia ancora. Quindi vediamo se è così, io lo spero, perché vorrebbe dire che diciamo l'integrazione di Activision Blizzard King procede spedita e che magari verso la fine dell'anno il nuovo COD sarà sul Game Pass, però vediamo. Perché secondo me non è detto, nel senso io non ci metterei la mano sul fuoco proprio al 100%. Vediamo come va. E ora le news a ruota, ragazzi. Palworld. Ebbene sì, che tra parentesi vedrete sul secondo canale YouTube, l'ho provato, e vedete il video alle 15 di oggi, quindi se ancora non mi seguite sul secondo canale YouTube dove ci sono i gameplay, andatemi a seguire, link qui sotto in descrizione. A quanto pare ha avuto un successo devastante, nel senso c'è 1 milione di copie vendute in poche ore, di fatto. E i server sono sotto stress. Da grandi numeri derivano grandi stress ai server, verrebbe da esclamare leggendo poi il messaggio con cui gli sviluppatori asiatici spiegano che il successo travolgente di Palworld sta causando non pochi problemi all'infrastruttura multiplayer deputata a gestire questo flusso di utenti. Ecco, perché 1 milione di copie dopo solo 8 ore, ecco, questa è una cosa che posso capire che non si aspettavano fino a questo punto. Siamo stupefatti alla risposta a Palworld e stiamo facendo il nostro meglio per superare i problemi che state riscontrando. Attualmente il nostro fornitore di server ci segnala che l'infrastruttura è diventata instabile a causa dell'elevato numero di giocatori simultanei. In conseguenza potreste riscontrare errori di connessione alle lobby, stiamo lavorando per risolvere al più presto questi problemi. E si suggerisce ai giocatori di aspettare dopo aver avviato il gioco e tentare di connettervi per 2 o 3 volte, anche se a onor del vero potrebbero aggravare ulteriormente la situazione e contribuire allo stress. Quindi questo è uno dei primi fenomeni videoludici di questo inizio 2024. Dal canto mio posso dire che l'ho appena provato, quindi è difficile dare un giudizio complessivo, però è, tanto per cominciare, è un survival vero e proprio, e questa è una cosa che molti potrebbero non sapere, ok? E poi sembra essere molto carino, a dire la verità. Bisogna giocarlo di più un gioco del genere per rendersi conto, però da una prima prova devo dire che sembra caruccio. Se amate i survival e siete intrigati all'idea di sparare e di menare un sacco di Pokémon, è un gioco che dovreste considerare. Sì. Poi, Indiana Jones e il fatto che sia in prima persona, ad alcuni, me compreso, ha fatto un po' storcere il naso all'inizio. Poi, per carità, il resto del... quando l'hanno presentato per bene, devo dire che mi sono convinto. Però, insomma, perché questa scelta? Lo spiega Machine Games, che dice con molta semplicità: il gameplay in prima persona fa parte del DNA di Machine Games e volevamo vedere come potevamo usarlo per creare un'esperienza davvero coinvolgente mettendoci nei panni dell'archeologo più famoso del mondo. Tradotto, noi facciamo giochi in prima persona e quindi abbiamo utilizzato quello che sappiamo fare meglio per interpretare il nuovo gioco di Indiana Jones. Inoltre distingue il nostro gioco da molti altri titoli di azione e avventura, rendendo un'esperienza unica che non puoi trovare da nessun'altra parte. Questo è vero, perché molti di noi si aspettavano veramente un gioco stile Uncharted, e invece non lo è, da molti punti di vista. Ciò non vuol dire che vedremo poco il nostro archeologo, vogliamo comunque mostrare indie il più possibile in modo da avere un flusso continuo tra il gameplay in prima persona e le azioni, gli eventi filmati in terza persona. Quindi, sì, il gameplay è tecnicamente tutto in prima persona, ma poi durante vari passaggi e cose, non soltanto le cutscene, mi pare di capire, il passaggio in terza persona sarà relativamente costante, nel senso, lo vedremo spesso. E il design director Jens Anderson ha aggiunto: il nostro gioco di mettere i panni in un eroe iconico, dato che lo faremo principalmente in prima persona, e la possibilità di diventare veramente indie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi... questa è la loro scelta, che secondo me deriva più che altro semplicemente dal fatto di dire noi facciamo bene i giochi così, e lo posso capire. La formula all'inizio, come vi ho detto, mi ha fatto un po', ero un po' perplesso, però durante tutto l'evento, piano piano che mostravano il gioco, devo dire che mi sono convinto. Dovete immaginare un Wolfenstein, però con Indiana Jones, perché di fatto quello è. L'ambientazione. Tra parentesi, ricordate che è canon, ok? Quindi sì, è ambientato ed è effettivamente poi
tutto quanto, diciamo, fedele con l'ambientazione di Indiana Jones. Poi, non ve ne ho parlato più di tanto, ma c'era stato un inizio di diatriba tra Remedy e Rockstar per via del logo, ma a quanto pare hanno risolto il conflitto, perché Remedy aveva recentemente cambiato il logo con questa sorta di R, diciamo, un po' sbarellata, e Rockstar si era un po' indispettita dicendo... assomiglia un po' troppo alla nostra. Pur riconoscendo che l'anno scorso c'è stata una contestazione da parte di Take-Two, il rappresentante ha specificato che il problema è stato risolto in privato e che le due parti sono tornate a collaborare senza alcuna rimostranza. Quindi questo ve la lascio così, senza scendere troppo nel dettaglio, e bene una grana in meno nel mondo videoludico, mi viene da dire, no? Dato che ce ne sono già abbastanza. Poi Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunter arriva su console, data su PlayStation e Xbox. Questo è uno di quei giochi del mondo di Warhammer 40.000 che è veramente figo, non si può dire di tutti quanti i giochi, ce ne sono veramente tanti nel mondo di Warhammer Fantasy e 40.000, e non tutti sono validi, anzi alcuni sono proprio orribili, e questo non lo è. Io l'ho giocato tutto quanto su PC ed è veramente... molto figo. È un gioco stile XCOM Gears Tactics, ma credetemi, è fatto veramente bene ed è molto soddisfacente. L'arrivo è il 20 febbraio 2024, quindi se questo gioco vi intriga e avete le console, sappiate che potete prenderlo. Poi, aspettando Hellblade 2, il primo capitolo è in fortissimo sconto su PC e Xbox, su Steam addirittura è a 2,99€, un prezzo a dir poco irresistibile. Quindi sì, se siete su Steam... se avete un PC e non avete ancora recuperato Hellblade, avete intenzione di farlo, direi che questo è il momento di comprarlo, perché è veramente a un prezzo ridicolo. 2,99€ per il primo Hellblade è una cosa su cui io non esiterei, fossi in voi. E l'offerta del giorno, ragazzi, nonostante Hellblade, che quella è una cosa che comunque vi consiglio, vi ricordo che c'è anche gioco che è molto al di fuori dalla mia ottica, però effettivamente Football Manager 2024 è in sconto del 51% in questo momento su Instant Gaming, perciò invece di costare 60€ ne costa 29,66€. Quindi se vi piace diciamo il più importante manageriale di calcio che ci sia, beh, è una buona occasione per accaparrarselo a un prezzo conveniente. Come sempre vi ricordo che io sono partner ufficiale Instant Gaming, perciò se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione che è affiliato, a me arriva qualcosina, quindi in questa maniera supportate molto il mio canale, il mio lavoro e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi.